Italians. Italienne. Italianas. Italianas. Con la valigia. Good morning. Yeah. Rullo dei tamburi. Eccoci qua. Batteria, siamo tornate. Lei sai che è sempre un pochino più romantica. Io sono ai tamburi ancora, Deborah. Ancora all'epoca medievale. Benvenute, ragazze. Buongiorno. Bentornate. Bentornate. Com'è andata l'estate? Com'è andata, sì. Bene, bene. Tu, Maddalena, che hai fatto? Io cosa ho fatto? Mi sono dimenticata ormai, è passato troppo tempo. L'Alzheimer, quello galoppa, eh. Tu, Deborah? Io sono andata al mare. Ah, bene. Dove? Non ho capito. Sono andata al mare. Al mare? Ah, ok, no, bene. Secondo me ci abitiamo, quindi insomma, quei due passi, quei 100 metri a piedi, poi sale a Costa Azzurra, questo mare fantastico, rinomato nel mondo intero. Siete tornate in Italia, voi che ci ascoltate, italiane con la valigia? O siete... dove siete, state esatto. Viaggiando, state cambiando paese, qualsiasi cosa voi facciate, noi siamo qui con voi, vi accompagneremo nelle vostre giornate calde, fredde, vi racconteremo nuove storie, ma soprattutto faremo nuove cose. Quest'anno siamo rock and roll. Sì, molto, sì. Un sacco di scoop, nonostante Deborah si ostini a volerci mettere in riga. Rock and roll. Meno male che non abbiamo la telecamera, Laura, sennò dovrei mettere il filtro delle oscenità. Ma soprattutto sì. Siamo su iTunes. Esatto. Questa è la grande novità, la nostra grande novità. Esatto, noi abbiamo un nuovo canale, adesso aperto su iTunes. E cosa vuol dire? Spiego alle persone come me che non sanno cos'è YouTube. Allora, tu carissima, tu che hai un computer con il programma già scaricato, perché è della casa, insomma, quella con la mela. Dai, ce li ha tutti, tra l'altro. Sì, sì, dai, tutti i programmi, ma non sa dove sia, da qualche parte sono. Insomma, per coloro che vogliono ascoltare musica in streaming o scaricare le nostre puntate, ci trovano appunto su questa piattaforma favolosa che si chiama iTunes. E vabbè, bisogna introdurre la nostra ospite e soprattutto spiegare che oggi rimaniamo in Italia. Ebbene sì, e come ha detto Laura, è una puntata speciale perché abbiamo un ospite che ha partecipato a un evento fantastico che ha avuto una risonanza mondiale, un video che ha avuto più di 25 milioni di visualizzazioni, esatto, su YouTube. Una roba pazzesca. Fino ad oggi. Fino ad oggi, ogni ed è in crescita. E quindi anche noi abbiamo voluto seguire il trend quest'estate, abbiamo pubblicato sulla nostra pagina questo video. Si esatto. Tratta appunto del video dei giovani musicisti, 1000 musicisti che si sono trovati a Cesena. Il Rock per... in 1000, Rock in 1000. Esatto, Rock in 1000, e si sono ritrovati a Cesena per chiamare a gran voce i Foo Fighters a suonare appunto nella città romagnola. E il grandissimo leader, nonché ex batterista dei Nirvana, ha risposto con un video in italiano, perché quello è il cult, che i Foo Fighters verranno presto a suonare. L'ha finito dicendo vi amo, sì. Quindi potete immaginare che emozione, insomma, sì, per coloro che hanno partecipato. Ne parliamo in breve. No, sì. Ma soprattutto se sentirete poi l'intervista, la puntata, sono certa che quando guarderete il video avrete anche voi i brividi sulla pelle, perché è una roba veramente, un'impresa incredibile, una di quelle che piace a noi italiane con la valigia, ci piace queste storie ricche di energia. La cosa importante che vogliamo sottolineare partendo quest'anno dall'Italia è che anche noi italiani sappiamo fare le cose per bene, non soltanto all'estero ma anche nel nostro paese. Guidati dalla passione. Driven by passion. Driven by passion. Basta casarvi, ok? Parlate inglese. Come ti dice in francese, Maddalena? Guidé par la passion. Oh là là. Mamma mia. Andiamo a sentire Francesca. Benvenuta italiane con la valigia. Tu dove vivi, Francesca? Allora, io vivo a Milano da 2 anni. Ok. Vengo da Recco, però mi sono trasferita qua per studiare e poi per lavorare in futuro. In futuro, speriamo. Sì. È una giovane promessa, Francesca. Quanti anni hai? 25. Giovane, allora. Sì, dai, abbastanza. Raccontaci un po' questo progetto, l'abbiamo spiegato un po' prima nell'introduzione, di che cosa si tratta, come ti sei ritrovata in questo collettivo Rockin' 1000? Allora, è nato tutto per caso, perché stavo navigando su Facebook, ho visto questo post di Rolling Stone che annunciava questo progetto Rockin' 1000, mi sono interessata, sono andata sul sito, ho scoperto che sostanzialmente era l'idea di questo ragazzo di Cesena, Fabio Zaffagnini, che voleva mettere su la più grande rock band, diciamo, del mondo, fatta da volontari,
fargli suonare una cover dei Foo Fighters in modo da invitarli a suonare a Cesena. Le alternative erano due: o iscriversi in qualità di musicista, oppure, volendo, iscriversi come volontario e aiutare lo staff a organizzare questa impresa. Quindi hai preso la tua valigia e sei partita. Esattamente. Come musicista, ovviamente. No, come staff. Macchina, baracca, burattini, sei arrivata a Cesena. Esattamente. Cosa hai trovato a Cesena? In realtà l'evento si è svolto in 3 giorni, da venerdì a domenica. Domenica era, diciamo, il fulcro dell'esibizione, e invece venerdì e sabato era più per permettere ai musicisti di suonare, di conoscersi e un attimino introdurli nell'ambiente. Nel frattempo, anche prima di conoscerci, siamo diventati una grande famiglia, perché ci sentivamo su WhatsApp. È stato proprio catapultarsi dentro questa Emilia Romagna fantastica. Domenica ognuno di noi aveva il proprio compito, eravamo divisi in squadre, coordinati dagli Angels, che erano praticamente i responsabili dello staff, e noi, almeno io, dovevo fare accoglienza musicisti, per cui che meraviglia. Ma lo sapevi prima di andare o hai scoperto tutto quando forza, sei arrivata? Sì, no, lo sapevamo, è stato tutto organizzato nei minimi dettagli, avevamo proprio gli orari, le tabelle, i nostri referenti. Devo dire che su quello è stato tutto perfetto, anche perché i numeri iniziavano a essere piuttosto grandi e quindi bisognava che fosse tutto fatto bene, insomma. E a parte i 1000 musicisti di cui si parla nel video, quanti eravate nell'organizzazione? Allora, eravamo 44 volontari e una decina di Angels, che sarebbero responsabile video, produzione, fundraising, perché c'è stato prima l'operazione di crowdfunding per trovare i fondi, la ricerca degli sponsor. Che erano? C'era Heineken, Algida, poi avevamo anche un sacco di media partners come Rolling Stone, Rocket, Virgin Radio, anche se all'inizio è stata un'idea un po' strampalata, però è stata subito accolta molto bene. Ma ve lo aspettavate questo successo clamoroso, mondiale, immediato? No, assolutamente no, assolutamente, anche perché è stata una scommessa prima di tutto a livello tecnico, tenendo presente che erano tutti musicisti che venivano da tutta Italia, che non si erano mai visti. Già solamente farli suonare insieme è stata una cosa miracolosa. Sì, poi così all'ultimo minuto, perché le prove sono iniziate il venerdì e quindi soundcheck immediato quasi. Fantastico. Ma infatti proprio c'è stato un boato di entusiasmo alle prime prove, quando abbiamo iniziato a capire che ce l'avremmo fatta, e poi di lì è stato un crescendo. Quindi poi è stato talmente bello partecipare che se avessimo avuto successo mediatico o meno non ce ne importava niente, è stato proprio bello anche solo esserci. Quante batterie c'erano esattamente? 250. Com'è sentire 250 batterie che suonano? Trema la terra, io pianto 6 volte, una cosa del genere. I brividi, immagini. Sì, che brividi, sì, no. Che emozione, fortissima. E poi immagino anche in tutta questa massa di persone, però avendo un obiettivo così positivo, la musica, nessun problema, no? No, tutto, anzi, tranquillo. Questo cameratismo pazzesco, poi gente che improvvisava jam session e tutti che si applaudivano l'uno con l'altro, cioè non c'era né rivalità né voglia di mostrare, diciamo, i denti, dire ah, io sono più bravo, cose del genere. Umanamente parlando, una cosa fantastica, davvero. Bello essere in un posto dove nell'aria c'è solo positività ed energia. Penso che questa esperienza ti possa dare la carica per un paio d'anni. E poi tutte queste persone autogestite, cioè niente risse, niente casino, niente. Immagino sia stato un clima tranquillo, pacifico. Sì, assolutamente, ti dà proprio il senso di fiducia nei giovani, nelle promesse, nelle ambizioni. Poi dopo ho vissuto tipo una settimana di rendita, di brividi, di dire no, ho di nuovo cioè fiducia nell'umanità. Quanta invidia avrei avuto, quanta gente quando sei tornata a casa ti avrà detto mannaggia. Sì, no, beata te. È stata una, diciamo, virgolette, rivincita personale, perché all'inizio chi di noi era nei volontari doveva fare un po' di PR, quindi chiamare le scuole di musica, i musicisti, eccetera. Molti non erano diffidenti o comunque non credevano nel progetto fino in fondo, e dopo molti ti sono ricreduti e hanno detto no, che figata, ma io non pensavo che fosse così. Lo rifacciamolo, dai. No, comunque mi piace riattaccarmi al discorso che hai fatto prima, appunto di aver recuperato un po' di fiducia nei giovani, ma soprattutto anche un po' nell'organizzazione del nostro paese, perché se ne parla sempre male, non siamo bravi a far questo, non siamo bravi a far quello, però
insomma, questo video dimostra che se c'è passione, se c'è coesione, si può fare. Assolutamente, assolutamente. Poi la musica è proprio uno di quei, diciamo, catalizzatori di energia e di entusiasmo pazzeschi, per cui, cioè, ho visto delle cose, delle famiglie intere, madre, padre, figlio e figlia, che venivano da ovunque senza sapere, poi ognuno a proprie spese. Quindi gente che è partita con la macchina e ha detto, boh, vediamo com'è, e poi dopo... Senti, ma un uccellino al mio fianco, non faccio nomi, mi ha detto che durante questo bellissimo evento tu hai ricevuto un fulmine in testa. Sì. È vero? È verissimo, è verissimo. C'era bel tempo però. Un fulmine a ciel sereno, l'uccellino come si suol parla, dire. L'uccellino parla. Ti sei svelata. Diciamo chi, che ci dà il gossip. Però... Ma voi sapete, se ci seguite un pochino, Italiano in quella valigia, sapete chi è l'esperta di gossip. È la mia destra e non è Deborah, l'uccellino. C'è stata anche questa ciliegina sulla torta, nel senso che, boh, era proprio una roba, adrenalina pure, eccetera. E lui praticamente era uno dei batteristi dei Mille. Lui, tra l'altro, di Trento, e niente, ci siamo conosciuti, dopo sono saltata sul treno. Vi trovavate con lo sguardo e poi vi perdevate ed era impossibile ritrovarsi in mezzo a così tanta Facci gente. Facci sognare, allora, dai. È andata che io, nel momento in cui c'erano le prove, poi l'esibizione, tutto, eravamo davanti, cioè io ero davanti. È lui che suona, vai ad aprire. Lui. Scusate, ci sono i muratori. Allora, mi spasso. Dunque, l'incubo di Deborah si è materializzato. Finito tutta l'esibizione, ci siamo persi e c'è stata, diciamo, la grande festa e io lo cercavo però non riuscivo a trovarlo. Poi io dovevo rientrare a casa perché avevo il BlaBlaCar che mi aspettava per andare a Milano, se non che mi sono dimenticata che dovevo recuperare uno sponsor e quindi in extremis con questa mia amica, lei mi ha detto vabbè, fai una corsa, vai a vedere se lo trovi, e niente, l'ho trovato. Bene, penso, era destino. E così rincontrate in mezzo a 2000 persone e? Lui mi ha visto da lontano e io sono corsa e niente, poi vabbè, vai, tipo musica da film, è stata una scena abbastanza da film, diciamo. Poi gli ho preso il telefono, mi sono autosegnata il numero e il venerdì dopo sono andata a farlo. La fiducia nel genere maschile, ecco, no, ma giustamente, no, ma giustamente dice, l'ho perso una volta, non è che gli ha dato il numero, sei presa il suo, ma ha fatto bene, ma aspetterò la tua chiamata, ti chiamo io. meglio infatti, alla montagna non vado Maometto, no? Brava, andiamoci a prendere quello che è nostro. A che punto siete con l'organizzazione dell'evento? Sei tu ancora partecipi a questo collettivo? Quando arriveranno i Foo Fighters? Allora, dopo la messa in onda del video, eccetera, i Foo Fighters hanno risposto il giorno dopo, hanno twittato e dopodiché hanno fatto il video, sì. Deborah ha fatto il video in italiano, dicendo che sarebbe venuto. I ragazzi, una delegazione, sono stati invitati dai Foo Fighters e dai Mumford & Sons in Alaska. Sì. Dove si sono incontrati, cioè hanno confermato questa intenzione di venire a suonare. In settimana Fabio rivelerà quelle che sono le notizie ufficiali, nel senso la data e quando loro verranno finalmente a scena. Capitiamo fagiolo, quindi. Perfetto. Esatto. Fra di noi c'è ancora un attimino di mistero, però noi comunque siamo sempre tutti quanti in contatto e lo staff è sempre pronto a rispondere alla chiamata. Però in settimana, quindi tra oggi e venerdì, insomma, Fabio ci dirà quando siamo chiamati a raccolta. Esatto. In settimana sapremo se quando i Foo Fighters verranno a suonare a Cesena. Perché credo che l'idea dell'intenzione dei Foo Fighters sia proprio di suonare con tutti i Mille. Che figata. Vediamo se ci andiamo. Ma bisogna prenotarsi, cioè, perché... oggi, secondo me. Ma noi abbiamo l'insider, quindi a posto. Se avete la corsia preferenziale. Francesca, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi, averci reso partecipi di questa passione, di questo evento favoloso e soprattutto in bocca al lupo per l'organizzazione. Sì, grazie a voi di avermi invitato, è sempre molto bello raccontare. È sempre molto bello avere anche persone che ci trasmettono la gioia di vivere, ti ecco, dico la verità. Bello sentire i brividi, il vento sulla pelle, come dico sempre. Senti, saluta anche gli operai. Sì. Un saluto all'operaio carino? È carino? Non proprio. Ah vabbè, allora no. Grazie anche a voi. Ci vediamo a Cesena. E buona giornata e buon proseguimento di questa trasmissione fantastica. Grazie mille. Ciao, a presto. Ragazzi. Ciao bella. Ciao. Italiens.
Italianas. Italianas. Con la valigia.